Parliamo di un dramma, il dramma casa, materassi e letti in strada, un'intera notte passata in piazza Municipio davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, dalla quale non intendono andare via finché non sarà assicurata una soluzione al loro problema. Così protestano le 16 famiglie sfrattate, ci sono anche 15 bambini e 3 disabili della scuola Neghelli nel quartiere di Fuorigrotta. Appena 5 giorni fa, sottolinea la rete studentesca ZER081, la vicenda delle famiglie sfrattate sembrava essere giunta al termine dopo tanti giorni in cui le famiglie hanno dormito accampate per strada senza la minima assistenza da parte delle istituzioni cittadine. Dopo una giornata estenuante passata in presidio sotto Palazzo San Giacomo e attese snervanti, l'8 settembre sembrava essersi profilata una soluzione dignitosa, ma dal comune fanno sapere sempre i manifestanti. Questa povera gente costretta a dormire in strada, non sono arrivate ancora delle risposte.